Orzo Way, il ricordo dell'infanzia. Orzo Way, nello sguardo di quel bambino che ero, che in estate faceva su e giù dal cortile a piedi nudi, scalzo a torso nudo e arco a tracolla. Orzo Way era il mio mito di allora, il mio eroe. Forse è iniziato tutto lì. Ho scelto allora di essere dalla parte degli indiani anziché dei cowboy. Poi negli anni a seguire sono cambiati i miei miti ed eroi, ma sempre in qualche modo erano dei piccoli indiani. Alla fine adesso ho capito e riconosciuto il mio eroe. Toro Seduto, Baggio, Senna, Alekos Panagullis, Che Guevara, Baricco, Carcobain, Totò, Modugno e tanti, ma tanti, ma tanti altri. Ognuno di loro per un motivo e in periodi diversi della mia vita è stato un riferimento, un mito. E mio padre, dopo la sua morte, li ha seppelliti. Papà, quel giorno che è andato via, li ha uccisi tutti. Chissà perché poi si sceglie di essere indiani anziché sceriffi, nordisti o sudisti. John Wayne o Aquila Nera? Io ho scelto il secondo. Da piccoli, inconsciamente, decidi già chi sarai da grande. Se scegli di essere l'indiano, sarai sempre vicino ai deboli. E non sempre questo è bene. Lo è per gli altri, ma non per te. Anche quando giocavo con Benny, sceglievo sempre gli indiani e sistematicamente perdevo. Benny, che tipo Benny. L'ho rivisto un po' di tempo fa. Recitava. Chi lo avrebbe mai detto? Benny, così schivo che ha la parte del protagonista. Da quando... da quanto tempo non lo vedevo? 35 anni almeno. Minchia, 35 anni! Quanto tempo! Avevano traslocato in un altro quartiere. Non l'ho più rivisto e adesso me lo sono ritrovato tra i miei ricordi più cari. Benny è sempre uguale, ti invidio un po'. Io sono così cambiato e vorrei tornare a giocare ai soldatini con te. Dai, Benny, dai, Benny, scendi giù da quel palco e giochiamo come quando eravamo bambini. Voglio la rivincita, mi spetta. Tu prendi i nordisti e io gli indiani. Sì, certo, tiri tu per primo, hai ragione. Non vinco mai con te. Io e Benny, che coppia. Lui alto il doppio di me. Più piccolo che del corpo che indossa. Io mi disperavo e lui sorrideva. Sorrideva Benny, con la palla da tennis che alzava in segno di vittoria. Che gioia che esplodeva da quegli occhi blu. Giocavamo solo in estate. Benny usciva di casa solo d'estate. Non andava oltre la banchina della porta di casa. Era quello il nostro campo da gioco. Immancabilmente, verso le 5 del pomeriggio, lui usciva. Avevamo un appuntamento non scritto, non detto. Lui usciva, io ero lì. Nessun patto scritto, nessun messaggio, nessuna telefonata, nessun richiamo particolare, niente di tutto ciò. Ore 5, lui usciva ed io ero lì. Poi un giorno la porta non si è più aperta. Era passato un altro anno, un'altra estate, ho aspettato fino alle 17:15, niente. Il giorno dopo e i giorni seguenti, niente. Aspettavo seduto in quel campo solitario, 10-15 minuti, poi andavo via a giocare con gli altri bambini. Niente, neanche oggi. Benny non usciva. Qualche giorno dopo, ho chiesto ai vicini. Signora, ha visto Benny? Non lo sai, si sono trasferiti da almeno un mese ormai. Oh, grazie signora. Con gli occhi lucidi, rimasi seduto in silenzio sul nostro campo di battaglia. In silenzio, come quella mattina d'Ortigia, con le braccia a terra e il cuore piccolo. Non è giusto, Benny. Almeno un saluto, un'ultima partita. Magari stavolta ti avrei battuto, pensavo ad alta voce. Quest'estate ti avrei battuto, Benny. Ne sono certo, anche solo una volta ti avrei battuto.